bellissimo percorso dedicato alla bellezza, perché poi la qualità, la bellezza, il lavoro, una storia di un babbo, una mamma, due figli e di tante persone che con le loro mani, che con il loro sapere ci hanno aiutato in tutti questi 50 anni. Passione di lavoro, di divertimento, perché se sono riuscito a trovare la chiave che è il lavoro, spesso sono riuscito a trasformarlo in divertimento, quasi sempre. È stato un percorso che è volato, pieno di grandi bei ricordi, pieno di emozioni. Lo ripercorrerei totalmente, dal primo anno fino alla fine. Sono stato fortunato nel coinvolgere la mia famiglia, che è stata importante. I ragazzi sono appassionati, sono coinvolti più di me adesso, e per cui il mondo, i prossimi anni, insomma, Stefano Ricci ha un seguito concreto nelle risorse giovani della famiglia. Ho cercato di stimolare il loro ingresso nell'azienda fin da quando erano, prima ancora dell'università, e forse ho usato il modo giusto per farlo. I 50 anni di un brand che rappresentano poi anche i 50 anni di una famiglia unita nel lavoro come nella vita. Di sì, mi sembra proprio di sì, però è stato piacevole, divertente e appassionato. Il mondo dell'uomo, insomma, è un qualcosa molto che appartiene all'Italia e penso apparterrà all'Italia. Un tempo apparteneva in parte all'Inghilterra e sono cambiate tante cose. Quali sono oggi, secondo lei, le leve di lancio, di rilancio per il Made in Italy in Italia e all'estero? Ma il rilancio Made in Italy non mi sembra che ne abbia bisogno, perché siamo posizionati benissimo. Sono cambiate la costruzione dei tessuti, la costruzione della lavorazione sartoriale, e viva l'Italia, perché avremo modo, i miei figli e i figli dei miei colleghi che hanno iniziato con me 50 anni fa e poi 40 anni fa con Classico Italia, chi è riuscito a trasmettere questa passione avrà una continuità, chi non è riuscito purtroppo troverà degli anni difficili.